A Piacenza oltre la metà dei giovani non si è ancora vaccinata né ha preso appuntamento per la prima dose, emerge dal report dell'ASL. A livello locale per adesso si ferma al 49,7% la copertura anti-Covid dei cittadini dai 20 ai 29 anni, di cui il 22,5% vaccinati con almeno un'iniezione e gli altri prenotati nelle prossime settimane. Nella fascia 12-19 anni invece le somministrazioni oggi riguardano solo il 32,8% degli assistiti. Tra questi, il 21,6% ha ricevuto la dose contro il virus, mentre la restante parte è in attesa del proprio appuntamento già fissato. Sono stata prenotata per il 27 luglio, così almeno inizio la scuola già vaccinata, sono più tranquilla e più sicura, ecco. Quanti anni hai? 18. Tanti giovani a Piacenza non si sono ancora prenotati, tra i tuoi amici c'è adesione? No, tra i miei amici quasi tutti, sono già stati anche vaccinati per la seconda dose. Molti non sono sicuri di fare il vaccino, aspettano a settembre-ottobre. Io sono stata una delle prime a prenotare, subito il 16 mattina, giusto vaccinarsi per noi stessi e anche per gli altri. Sì, prenotata, 26 luglio. Molta gente non è convinta del fatto che comunque il vaccino possa funzionare, io spero di sì, quindi spero che, non so, questa adesione continui a crescere. Alcuni miei amici non se la sentono perché ritengono il vaccino poco sicuro o cose del genere, però la maggior parte penso che lo facciano perché vogliamo tornare a vivere. Viaggiare senza fare il tampone due volte sarebbe già un inizio. Discoteche, non lo so, speriamo. Intanto l'assessore regionale alla sanità Raffaele Donini comunica che da settembre la popolazione scolastica già vaccinata non sarà sottoposta a provvedimenti di quarantena o didattica a distanza, con l'auspicio che la ripartenza delle lezioni sia per lo più in presenza.